Buongiorno a tutti, siamo qua al campo dell'Amo Sportiva di Via Trento per il secondo torneo internazionale Giuseppe Clerici. Come si praticamente nasce questo torneo? Nasce 2 anni fa, purtroppo attraverso la scomparsa del nostro segretario storico Peppo, Giuseppe Clerici appunto, e abbiamo pensato quindi di organizzare un torneo internazionale con società professionistiche, coinvolgendo anche la società Robursaronno, che con cui abbiamo ottimi rapporti e con cui stiamo facendo praticamente diverse cose assieme. Il torneo è estremamente importante e sta riscuotendo un grande successo sia nel pubblico dei presenti, ma soprattutto anche negli addetti ai lavori. Abbiamo avuto presenze anche di persone di altre società che sono venute a vedere praticamente, e quindi questo è per noi di grande gratificazione, è un'immagine importante anche per la città di Saronno, perché comunque un torneo di questo livello a Saronno erano anni che non avveniva. E devo anche dire con orgoglio che appunto il parco delle società partecipanti è veramente di altissimo livello, per cui per far capire, praticamente in questo momento stanno giocando Alessandria e Lugano, ma le altre squadre che hanno partecipato a questo girone, perché il torneo è diviso su 2 campi, a questo girone, in questo campo, sono la Sampdoria, il Bologna, poi la società di casa ovviamente dell'Amo Sportiva e il Brescia. Mentre in via Colombo, sull'altro campo, stanno giocando il Torino, il Sassuolo, il Vicenza, il Beninzona e il Chiasso, oltre alla Robursaronno, che era in società di casa. Quindi avere queste società non è così facile, credetemi, ma è un vanto incredibile, è una grandissima soddisfazione per i nostri ragazzi che possono confrontarsi con altri pari età, però di questo livello. Quindi è veramente un'esperienza unica che sta tra l'altro avendo, ripeto, un grande successo anche per fortuna, per il tempo che ci sta aiutando tantissimo e per il pubblico numeroso che potete vedere. Perché se è il regolamento non ha detto quello là, ma ha detto che è diverso, pensiamo la differenza di... I tecnici hanno fatto la graduatoria. Vi do la classifica finale. Va bene. Va bene, dai. Va bene, certo, ma sono preso. La classifica finale è finita con la classifica a borsa. No, 3 squadre a pari punti, a 10 punti, Sampdoria, Brescia e Alessandria a 10 punti, però in virtù di quella classifica vince la Sampdoria. Bologna, quinto Lugano e sesto Amo Sportivo per il dovere di ospitalità, e viva anche l'Amor, e viva tutti comunque, per me hanno vinto tutti. Davvero. Comportamenti esemplari, veramente. Avete dei ragazzini che sono straordinari. Rondino, mi pare che la squadra che aveva fretta di partire era quella più lontana, no? Bologna,
Ma poi ci auguriamo di poter intervistare anche il nostro sindaco, anche il primo cittadino dopo, sentire due parole anche dal sindaco. Sì, sentiamo il sindaco. Abbiamo qui il sindaco. Quando è che capita di poter intervistare il primo cittadino di Saronno, il sindaco Augusto Airoldi? Sindaco, il microfono è. Grazie mille per questo invito. E innanzitutto congratulazioni a Lavo per questa bellissima giornata. Congratulazioni a chi ha vinto, ma congratulazioni anche agli altri. È bellissimo essere qui in questo impianto che onora la città di Saronno per tutto quello che fate, non solo in questa occasione, ma anche in questo. Grazie sindaco, io vorrei approfittare di questa occasione, capita raramente, per farle qualche domanda. Lei ha visto cos'è la meraviglia dell'amo sportivo. Dicevo oggi, e lo ripeto qui, che la manifestazione che abbiamo organizzato è un fiore all'occhiello per l'amo sportiva sì, ma anche per la città di Saronno. Credo che lo sia. Lo è sicuramente. Allora approfitto per dire una cosa. Voi sapete che sono in corso di erogazione di fondi del famoso PNRR, no? Vuol dire, bisogna partecipare dei bandi, presentare delle proposte di progetto e se sono ritenute valide dal Ministero vengono finanziate. Però il Comune di Saronno, per quanto riguarda la sistemazione degli impianti sportivi di tutta la città ovviamente, ha vinto un bando da 2.500.000 euro. È una bella cifra. Gli impianti sono tanti, ma resta sicuramente una bella cifra. Allora io credo che prendere l'impegno qui con i miei due amici assessori, l'assessore Mosarò e l'assessore Casali, che sicuramente una parte di questi 2.500.000 euro li spenderemo qui, su questo impianto. Bello! Ecco questa la promessa! Va bene? Questa è una grande promessa! Io l'aspettavo. Sindaco, perché lei sa benissimo, poi conosce la realtà dell'Amor. 397 atleti, 20 squadre. Il campo è questo, mai stiamo annegando. Abbiamo là il campo in terra che dobbiamo dire che ha fatto i miracoli in 20 anni, però oggi non si può più far giocare su quel campo. Anzi, io approfitto di questa occasione per dire che davvero sono tante le associazioni sportive a Saronno che fanno l'impossibile per i nostri ragazzi per quanto riguarda lo sport, che non è solamente giocare in questo caso a pallone, non è solamente fare atletica, non è solamente fare nuoto, ma è una scuola di vita, valore sociale, valore culturale, mi permetto di dire anche valore spirituale, nel senso che permette di confrontarsi con se stessi, con i propri limiti, permette di avere un rapporto corretto con il proprio avversario che non diventa mai nemico. Quindi sono tanti i valori che le società sportive saranno portate avanti e noi cercheremo almeno con questi 2.5 milioni di aiutarle il più possibile. Perfetto, benissimo, questa promessa. E poi il piacere nostro di aver fatto conoscere anche a voi come grande il sindaco di Saronno. Grazie sindaco. Grazie a voi. Scusate, poi potremmo parlare ancora un secondo voi, perché abbiamo la necessità, premiamo le squadre, almeno le due che hanno bisogno, la necessità di partire in anticipo. Sì, ok, allora abbiamo appunto questo problema, per cui partiamo subito dalla quarta classificata, invitiamo lo assessore Casali a consegnare la pompa e le medaglie. La quarta classificata è il Bologna. Io chiedevo ai ragazzi di venire qua e poi se cortesemente o un mister o un allenatore vuole venire a dire due parole su come è stata la giornata, se è stata apprezzata, se vi è piaciuto, perché questo per noi è veramente importante sapere che avete risolto una bella giornata di quanto siamo lì là e che c'è l'auspicio di poter rivedere la prossima edizione. Bravi ragazzi! Quindi quarta classificata Bologna! Bravi! Bologna,
Bravi ragazzi! Buonasera a tutti, sono l'allenatore di questi splendidi ragazzi. Oggi abbiamo fatto 3 ore di pullman e adesso ne faremo altrettanto per tornare a casa, però siamo arrivati, abbiamo trovato una grandissima e calorosa accoglienza. Il nostro tutor Amin è stato fantastico. Abbiamo giocato un grandissimo torneo su un campo, devo dire, in erba, il più bello che io abbia mai visto. Ho organizzato tutto perfettamente, pranzo, tempi, nessun tempo morto, nessuno spreco. Quindi complimenti a voi, grazie per averci invitato, è stato un piacere essere qua. Bravissimi ragazzi. Bravi. Allora adesso buon rientro a tutti. Passiamo alla premiazione della prima classificata, perché anche loro hanno l'esigenza di dover. Qua ci serve la voglia del tempo, perché non dimenticatevi, grazie, eccola qua. Non dimenticate che questo torneo è dedicato al Peppo che ci guarda dall'alto ed è contentissimo. Prima classificata Sampdoria, e anche qua invito un dirigente e un allenatore a dire 2 parole su come si sono trovati oggi e come hanno vissuto la giornata. Cosa c'è da dire? Complimenti a tutti i ragazzi, ci danno tante soddisfazioni e niente, non ci aspettavamo di essere arrivati primi, sinceramente, per un casino, classifica voce e compagnia, però oggi è una bellissima giornata, abbiamo vinto qua ed è successo qualcosa in Serie A, va benissimo! Al capitano della Sampdoria, squadra prima classificata. Intanto complimenti Luisi. Volevo ringraziare lo staff, l'ospitalità dello staff e l'invito. Grazie. Grazie a te. L'anno prossimo siete obbligati a tornare. Grazie a tutti. Andiamo, partiamo da fondo. La sesta classificata, un applauso particolare, perché se non ci fossimo noi, non ci sarebbero neanche le nostre squadre. Quindi, sesta classificata, Aula Sportiva. E anche in questo caso la premiazione è fatta da Isidoro, che è l'anima di tutto quello che succede qua ed è quello che mi ha consentito di giocare su questo meraviglioso campo. Chi è il capitano di voi? Vai Marco, capitano! Ultimo parigliere! Io ti posso toglierlo, ma ti dico anche di continuare. Bravi ragazzi! Adesso tocca a te. Tocca a te. Tocca a te. Tocca a voi. Oh, ok. A questo punto, un secondo solo prima di chiamare. C'è una mosca. Sì. Ma perché ne è successo? Allora, scusa, mi stanno dicendo che avevo detto bene, la terza classificata a Brescia. È giusto così. Per cui. Anche qua chiamano cortesemente l'ultimo sottolineatore se ci vuole dire 2 parole su come si sono trovati. Ok. E come sempre vale il nostro ringraziamento per averli avuti qua. Allora, un attimo solo. Chi è che non va a vedere? Poi c'è la scorta che è stata.
dobbiamo appunto coinvolgere l'assessore, perché anche attraverso il nostro comune abbiamo potuto vivere questa esperienza. Abbiamo qua ospiti quattro bambini ucraini che stanno venendo a giocare con noi, e quindi il pensiero che volevamo che l'assessore gli donasse una piccola medaglia di ricordo, e con il piacere di vedervi crescere al meglio, di essere contenti di essere qua tra noi. Eccoci, buon pomeriggio, grazie per l'invito, grazie Presidente, non lo vedo più, dov'è? In giro al lavoro. Allora io riprendo le parole del signor Legnani, oggi abbiamo vinto tutti, Saronno ha fatto una bellissima figura, finalmente riprendiamo ad accogliere lo sport in città, lo sport si sta spalancando alla città in queste settimane, in questi mesi avremo tantissimi eventi sportivi che il comune sta patrocinando. Però in questo momento volevo dare eco alla solidarietà che la città sta dimostrando, e per quanto riguarda l'accoglienza nelle nostre scuole, ma anche in questo caso per quanto riguarda l'accoglienza sportiva. Le SD, tutte le SD della città, hanno risposto al nostro appello di aiutare i bimbi a vivere dei momenti di serenità, di tranquillità, nonostante le fatiche psicologiche che stanno subendo in questi mesi, ai noi. Speriamo che tutto possa risolversi prima possibile, che possano tornare a giocare e divertirsi nel posto in cui sono arrivati. Per cui con il sindaco premiamo i bimbi, li presentiamo uno a uno. Prego. Yeah. Your name? Dimitro. Dimitro. Your name? Roma. Your name? Mark. Mark. Ok, bene. Ma? Sasha. 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 Ok, bene. Io penso che sia l'emblema dell'area di famiglia che si respira qui. Davvero, complimenti a tutti e ancora grazie. Grazie mille davvero. Allora adesso facciamo scappare l'Alessandria, così anche loro ci hanno un bel viaggetto. Quindi terza classificata, Alessandria! Seconda, sta facendo un casino della malora. Vai. Anche qua invito o il dirigente o il mister a esprimere un po' il pensiero sulla giornata. Grazie ragazzi. Scusate se vi è ben tenuto qua un attimo di più. Mister, grazie, se per venire un attimo qua. Bravi ragazzi, bravi. No, ci teniamo a ringraziare l'organizzazione per questo bel torneo, le pari di tutti di livello, e speriamo di rivederci magari l'anno prossimo. Complimenti a tutte le squadre. Grazie, come sempre. Grazie a tutti. Quindi vi aspettiamo l'anno prossimo. Okay. Allora adesso premiamo la quinta classificata, che è il Lugano. Bravissimi. Premia il presidente di Ama Sportiva, Daniele Cito. Anche qua chiediamo un piccolo contributo dal mister o dai odronegieri. Volevo dire solo una cosa, noi veniamo dalla Svizzera e volevo ringraziare il pubblico, perché Svizzera, il pubblico non canta a squarciagola i cori, quindi grazie a tutto il pubblico. No, allora io vabbè, ringrazio a nome del Lugano per la partecipazione e per la bellissima organizzazione, ringrazio i
nostri ragazzi, ma tutti i ragazzi per questa bella giornata, e spero che questi tornei servano a far capire loro che il fallimento non è perdere, ma il vero fallimento è non provarci, che quindi loro con coraggio imparino, con coraggio si mettano alla prova, e anche se perdono l'importante è che cerchino sempre di migliorare. Esatto, infatti proprio riprendo quello che tu hai detto per rafforzarlo, perché una delle cose che ha detto stamattina Giorgio Nocera, riferito a, proprio a questa cosa, a questo aspetto, sapete Giorgio Nocera è il responsabile della Robu, quindi la cosa stiamo facendo insieme, lui ha detto noi abbiamo fuori un posto manifesto che dice non perdiamo, impariamo, e questa è la cosa più bella che possa benissimo, vi aspettiamo l'anno prossimo chiaramente. Ok. Niente, io volevo ringraziarvi per quello che avete detto, cioè prima ero troppo incasinato, non ho capito più dove ero, cosa dovevo fare. Un grazie di cuore al comune, un grazie di cuore a voi, grazie di essere stati qua con noi questo pomeriggio, e che dire, grazie ancora, veramente ci avete reso felici. Esatto, mi unisco ai ringraziamenti, a cui voglio aggiungere i ringraziamenti per i nostri sponsor in generale, ma in particolare per Leacar, Decathlon e Studio Medico Archi, che ci hanno aiutato moltissimo nella costruzione e organizzazione di questo torneo, e non ultimi anche Salonno Servetti per quanto riguarda la parte riferita alla promozione e alla diffusione, e la Federazione Italiana Gioco Calcio, perché le coppe e le medaglie ci sono state offerte da loro. Per concludere poi la giornata, per chiudere definitivamente questa giornata, questo torneo, chiamiamo i nostri 2005, che quella 2005 volevamo ringraziare anche loro, un grazie di cuore a tutto lo staff, a tutti i ragazzi. Sì, guarda che abbiamo pensato di la cappella di omaggiarvi con una medaglia ricordo che vi verrà consegnata da una parte della giunta comunale. Grazie ancora e complimenti di tutto. Che in fila passate a prendere, raga, in fila per numero, raga, in fila per fila, fai vedere le ragazze, ok, venite qua, dai, iniziato quando avevano 6-7 anni, anche 5 qualcuno, quindi sono stati tutti insieme, sono uniti, sono qua, sono passati tanti allenatori che fanno parte dell'Amo Sportiva, e bisogna ringraziarli tutti, bisogna ringraziare Roberto e il suo staff per quest'anno, ma anche tutti quelli di prima. Ringrazio il sindaco, la giunta, gli assessori, tutti, soprattutto per le parole che avete detto prima, e vi ringrazio, quando vedo qua le ruspe io sono contentissimo. Grazie mille.